Buon pomeriggio a tutti, sono Alessandro Barison per Comunicare Oltre, il gruppo Facebook collegato alla mia pagina, appunto Alessandro Barison. E io principalmente mi occupo di arti, pratiche che favoriscano una connessione tra corpo, mente e spirito. Faccio anche semplice ginnastica, insegno functional training, insegno cardio combat, insegno reiki, insegno shiatsu, faccio un po' di pratiche corporee, so fare un po' di meditazione, insomma mi occupo di queste cose. Sono anche un pizzaiolo, so fare il pizzaiolo, che probabilmente direte voi che cavolo c'entra, però questa la mia vita mi ha portato a queste competenze. E mi piace molto leggere da sempre, da quando ero piccolino, leggo tantissimo. E in questo video mi interessa parlarvi di un paio di libri. Un libro è Fotti il potere di Andrea Cangini e Francesco Cossiga, e l'altro libro invece si intitola PsyOps di Solange Manfredi. Che cosa hanno di interessante questi due libri? Entrambi questi libri parlano di argomenti che normalmente di questi tempi vengono definiti complottistici, no? Il complotto, le teorie del complotto. Solo che qua non ci sono teorie, ci sono le pratiche e ci sono dei documenti ufficiali per quello che riguarda il libro di Solange Manfredi, sono dei documenti desegretati che riguardano la storia del nostro paese nel Novecento, e quindi è possibile dare una interpretazione un po' più approfondita di quale sia la reale natura della politica italiana. E l'altro invece è il libro di Francesco Cossiga, va ricordato per chi magari è nato dopo, per chi appunto fosse un millennials, che Francesco Cossiga è l'ex presidente della Repubblica Italiana, è una persona considerata, diciamo così, di casa nei settori di intelligence, morto da qualche anno, ma non da tantissimo tempo, e che in tempi recenti, mi pare nel 2008-2009, ha scritto questo libro sotto forma di intervista appunto con Andrea Cangini, dove si parla di alcune spinose questioni italiane con un'ottica molto, molto cruda, molto nuda, molto priva di, diciamo così, fronzoli moralistici, molto realista, un approccio molto realista ai fatti. Non bisogna prendere tutto come oro colato, naturalmente, perché è inevitabile che una persona che ha custodito segreti così importanti per la storia della Repubblica Italiana non possa permettersi di dire la verità nuda e cruda così com'è, ma il suo stile narrativo permette comunque di avere una prospettiva differente rispetto a visioni eccessivamente edulcorate di cui siamo costantemente soggetti. Siamo costretti a vedere le cose in maniera limitata perché i confini, diciamo così, i bordi della prospettiva sono sempre quelli lì, non si sorpassano mai certi limiti. Ecco, Francesco Cossiga in maniera autorevole passa di là di quei limiti, lo fa senza poter essere accusato o senza poter essere tacciato di complottismo, di essere un complottista fine a se stesso, perché è una figura istituzionale molto importante, quindi quello che lui dice non è contestabile dal punto di vista, diciamo così, della canzonatura mediatica. E poi invece c'è il libro di Solange Manfredi, che è scritto basandosi su alcuni documenti ufficiali e che traccia, diciamo così, un percorso, un excursus dall'inizio del Novecento ad oggi, su quali siano stati gli avvicendamenti dietro le quinte nei settori di intelligence per quello che riguarda quello che lei definisce guerra psicologica. Ecco. Perché sono arrivato al libro di Solange Manfredi? Perché mi stavo interessando ad un personaggio che è Steve Pieczenik, un personaggio che ha partecipato di recente alla famosa campagna elettorale di Donald Trump,
partecipando alle trasmissioni radiofoniche di tal Alex Jones, blogger molto famoso negli Stati Uniti. Ebbene, questo personaggio è un esperto di guerra psicologica, è proprio uno che si è specializzato in questo, quindi ci sono anche delle università che insegnano questo, ha fatto delle tesi di laurea riguardanti la guerra psicologica, ma soprattutto è un personaggio noto all'Italia, per le questioni di intelligence perché nel 78, mi pare, quando c'è stato il sequestro Moro, lui era seduto al tavolo della unità di crisi, diciamo così, la commissione di crisi sul sequestro Moro assieme a Cossiga, ed è stato quello, insomma, che doveva decidere un po' la strategia da seguire nella gestione di questa crisi. E anche in un libro che lui ha scritto assieme ad un giornalista, ha dichiarato che il suo compito era proprio quello di fare in modo che non solo i brigatisti alla fine ammazzassero Moro, ma ne si accollassero anche la responsabilità morale di questa cosa, in maniera da togliere di mezzo Moro, per evitare che facesse un governo assieme ai comunisti, Democrazia Cristiana con i comunisti avrebbe voluto dire una maggioranza forte, che avrebbe dato un governo forte all'Italia. L'Italia si capisce dal libro di Solange Manfredi, non è un paese che può permettersi di avere un governo forte. E questa è una cosa che, insomma, di questi tempi, adesso che è finita la campagna elettorale, insomma, permette di ragionare un po' su quello che sta accadendo. Quindi io ve lo consiglio, vi consiglio di leggere questi due libretti e di fare un po' di ragionamenti su quello che sta accadendo, se vi piace un attimo, cercare di capire le cose che vi accadono intorno. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo video, quello che sarà. Grazie mille, buona giornata.